Buonasera, 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 bentornati dopo qualche giorno di pausa, in realtà su God of War. Ecco, bravo, ricordami i tasti perché non mi ricordo più un cazzo, sono sincero, non mi ricordo assolutamente nulla. Ma ci siamo lasciati, questo lo ricordo, subito prima, o meglio subito dopo, essere entrati ad Alfheim. Quindi... Ok, ce ne sono un po' di... vabbè. Siamo entrati subito dopo. Ci siamo lasciati subito dopo essere entrati ad Alfheim. No, wait, what? Ma aspetta. Perché ci hai riportato qua? Ma scusami? Ah, ok, perché era subito prima della cutscene. Ok, non siamo ancora prima di entrare nell'Yggdrasil. Ok, niente, giusto così. Ci riguardiamo la cutscene, che giustamente non mi ricordo manco più quello. Welcome to Alfheim, gentlemen. Wait. Think you can spot the light? I can barely see it. Something's wrong. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No. Damn it, not yet. What's happening? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught. Okay. She's not dead. Is she? Nah. Not likely. Kratos proprio completamente disinteressato alla salvezza e alla sicurezza di quella persona. Che se non sbaglio non ci ha ancora detto il suo nome. Touch nothing. Ok. What is that? Dobbiamo colpire qua, eh? Dobbiamo colpire qua. Volevo starti, ma non riesco, hanno disabilitato. Non ne ho idea. Non ne ho idea, ma è anche possibile che sia... Perché non sei in live? Non lo so. Cioè, perché non è in live, Altea? Oh? Che succede lì? Oh, merda. È la guerra. Dammi che vuoi. Madonna, se non vedo mai i nemici. Oh, eccoci qua. Perfetto. Madonna santa, ma non è possibile che ogni volta che si muovono spariscono dalla mia visuale, però. Io non capisco, onestamente, io non capisco come la gente faccia a dire che sto gioco è un capolavoro. Porca puttana. Sì, guarda, non capisco neanche da dove stanno arrivando i nemici. Adesso guardo se c'è un'impostazione per sistemare la cazzo di visuale. Interfaccia. Bussola, barra salute, indicatore, interfaccia, combattimento. Ok, non è questo. Gioco. Difficoltà, va bene. Combattimento predefinito. Giravolta in rapida, ok. Visuale agganciata, sì. Modalità tutorial, non è questo. Visuale. Verti ondeggiamento, tremolio, velocità. No, voglio che me la tiri indietro, sta telecamera. Aumentiamo la rotazione. Però non è un... non è una risoluzione. È una pezza a colori. Non è assolutamente quello che vorrei. Accessibilità, vediamo se sta qua sotto. Non lo so. Porte da scalpello, scatto, presa in stordimento, sfondo sottotitoli. No. Cioè, ma io davvero non capisco come sia possibile sta roba. E io capisco che devi prendere il target e dici, ah, sai com'è. Se una volta che prendi il target è più facile. Sì, ok.
Ma rimane il fatto che, Dio santo, quanto si muovono. More will come. Where's this stuff even come from? Ok, comunque, tornando a noi. Qui stanno facendo un genocidio, no, praticamente. Oh, ok. Perché sti elfi neri stanno massacrando gli elfi bianchi. E gli elfi bianchi, a quanto pare, non sono neanche in grado di, tipo, difendersi, perché non hanno armi. Non stanno neanche combattendo, da quanto abbiamo visto. Quindi è proprio un eccidio di violenza disumana. C'è da capire. Indicazioni della zona di bussola. Ok, quando la bussola diventa color oro, significa che c'è un obiettivo nei paraggi. Ispeziona la zona per cercare indizi. Va bene. Salve. Buonasera. Potenziamento della protezione del tartiglio. Allora, l'artiglio è l'arco di Atreus, sì. Però io prima potenziare Leviathan. Priorità assoluta. Agli schiaffoni che dobbiamo menare noi. Poi, artiglio, abbiamo detto. Questo serve solamente però per le abilità. E noi abbiamo un bel po' di esperienza di tutto questo, Vediamo qua, abbiamo un'armatura che non ha molto senso. Bracciali arcani, che sono più forti di quelli che abbiamo, quindi... Ah no, sono da potenziare, questa roba è per potenziare, ok, giusto. Quindi armatura busto. Ah. Oh. Oh, interessante. Quasi quasi, sì, va bene, dai. Facciamo sta roba. Equipaggio, immediatamente, va bene. Poi, armatura braccia. Che anche qui un po' di roba ce l'abbiamo, Perdiamo un po' di ricarica, ma ne guadagniamo ovunque, quindi... Forse non è una cattiva idea. Questi bracciali in pelle di lupo mi sembrano frizzantini. Andata. Così aumentiamo anche un po' di forza e soprattutto la difesa. Che schiaffi ne prendiamo in quantità. Questa roba invece non la possiamo potenziare perché abbiamo finito l'argento. Ok, possiamo comprare incantesimi. Pietra della resurrezione non l'abbiamo usata, però possiamo vendere roba. Ok, quindi vendiamo questo. Vendiamo questo. Fa ridere che ti chiede, ma dove cazzo ti va? No, questi non sono quelli che ho appena preso? Perché non posso vendere l'altro? Questa qua non la posso vendere? Boh, ok. Va bene. E questa però è quella che ho. No, non è quella che ho addosso. Boh, io non la vendo. No, aspetta, mi sa di no. Vabbè, non lo so, non si capisce. Giocattoli perduti, non utilizzabile per altro, non utilizzabile per altro. Quanto mi fa piacere quando mi dicono non utilizzabile per altro. Perché almeno così cazzo lo so. Che bella sta cosa. Questa è molto bella. Comprare, non voglio comprare niente. Possiamo potenziare roba volendo. La faretra no. L'armatura mi sembra un po' uno spreco. Potenziare robe. No dai, però ora basta così. Però, abilità. Dove sto? Ok. Ok. Ciao Flash, buonasera. Buonasera caro. Oh, ti sei abbonato col Prime. Grazie mille per il Prime, bello. Ciao Flash, buonasera, come stai? Ah, giusto, siamo ancora qua nel tutorial. Bene, tornando a noi, Leviatano. Ok, il Leviatano... Far esplodere il successivo... Danni da gelo, ok, però non è una roba che utilizzerò spesso. Quinto mese, anche se in realtà sono molti di più, signorino, noi ormai siamo un annetto che ci conosciamo. Un annetto e mezzo. Ammazza cacciatore, ok, no, questa roba di lancio non mi garba tantissimo. Papam, questo sembra interessante, magari. Perché ho senso di più danni per potenziare vedere da gelo ogni colpo ai nemici. Ok. Mentre schivi inclina in avanti per afferrare un colpo. Ok.
va bene, fai le combo pazzesche. Però questo qua sembra interessante. Se riusciamo a mettere giù una combo come Dio comanda, potrebbe essere curioso da utilizzare. Anche questo lo prendiamo perché tanto ci costa pochissimo. E vediamo un pochino anche lo scudo. Colpa del Prime, certo, certo. Di un nemico. Beh, questo è utile. Prendiamo. Oh, bello, carino. Scusate, stordimento. Scrive. Però non combattiamo quasi mai armi a mani nude. Questo c'è da ricordarselo, eh. Non combattiamo quasi mai. Da furia di Sparta, un pugno di scatto nemico. Va bene. Vabbè, questa roba già è fatta, ok. Combattimento furioso lo usiamo poco, quindi anche qui vediamo un pochino Atreus cosa può regalarci. Aiuto, ok, va bene, questo sì, ci fa comodo. Oh, va bene. Fermo, se attacchi stordenti con i nemici sono nelle vicinanze. Vabbè, dai. E abbiamo ancora un po' di esperienza. Dove la gettiamo? Vabbè, facciamo questo, prendiamolo, proviamolo. Vediamo un po' com'è. Mi hanno rispostato l'esame di scuola guida. Oh no. Per quando? Per quando? Ma tanto questa roba non la userò mai. Questo potrebbe essere carino però. Dai, prendiamo questo. E senti, facciamo una cosa, dai. Potenziamo anche l'artiglio. Che mi sento l'ultimo degli stronzi a non avere manco un livello per Atreus. L'1 dicembre. L'1 dicembre non è festa? Sono pazzo? Può essere che l'1 dicembre sia festa? Non credo, che è settimana prossima, ce l'avrebbero detto al lavoro. Niente, vabbè. E ok, però vabbè, dai. Non manca neanche troppo, no? And we're back to you. E se non manca manco troppo vuol dire che fra poco sarai patentato, Flash. Molto probabilmente. Non so se vi ho mai raccontato come è andato il mio primo esame della patente. Trovate l'utilizzo dell'artiglio, dai, va bene. Facciamo così. Ok, adesso prima devo superare l'esame. Giustamente. Giustamente. Che però è quello pratico stavolta, giusto? Easy. Guarda qua, impalati proprio male. No cosa. Non vi ho mai raccontato il mio primo esame della patente? Praticamente io sono andato, ho fatto un esame abbastanza discreto, non ci sono stati problemi, non ho urtato nulla, non ho fatto nulla di sbagliato. Però alla fine sta qua mi fa, guarda, sei andato bene. Però ti vedo un po' incerto. Quindi facciamo che ci rivediamo. E non mi ha dato la patente. Did your mother speak of this realm? Not much. Non mi ha dato la patente perché secondo lei non ero. Non ero confident. Che fa? Ah. Oh, wow. Oggetto epico. Non abbiamo ottenuto delle ricariche in modo permanente. What? Ma che storia, io questi non me li ricordavo. Sì, così a cazzo di cane comunque. Cioè, incredibile, ti giuro. E come la uso? Ah, semplicemente niente, ce l'ho e basta. Ce l'ho usata, ma non magnate basta. Non ti vedo convinto. No, infatti stasera, guarda, è stata una mezza tragedia perché non mandava. Che è? Che succede? Non andava la webcam, non andava un cazzo, è un disastro. Screaming. Lots of voices. Angry. Boy. No. Sembra un po' preoccupato, Kratos, eh? Evil. Che strano, se consideriamo l'individuo. Vabbè, fatto sta che comunque ho dovuto spendere altri 150 euro di esame per la patente 2.0 e spero che a quella venga la peste proprio male, massacrante.
Ci sta. Si vede l'intera saga di God of War Boys. Quei soldi avrei dovuto usarli per comprare la PS3, Dio. Invece niente, ho dovuto dare un altro esame. Cioè che poi capito, se fai lo sfrontato allora no, però si vede che sei uno un po' pericoloso, quindi meglio non dartelo la patente. Se vai piano, ma non ti vedo convinto, quindi meglio non dartelo. Questi figli di puttana vogliono solo i soldi. Vogliono solo i soldi, bastardi maledetti. Attraversiamo. Permesso. Benvenuto nel mondo. That's gotta be the entrance. Let's go. Careful, boy. What are they doing? Che cazzo? The bridge is on. They covered the crystal with that stuff. Why? To prevent reinforcements. Aia. Oh. Dai, ok, gli attacchi da lontano non aumentano. Non aumentano il... mettere la barra dello stagger. Violenza! Violenza e prepotenza. Mo. Come si fa sta roba? Servono degli indizi. Sì. Basta che gli tiro giù un ascio in faccia, dici? In alto, tipo così. Mi sa di no. E come facciamo? Come facciamo? Posso distruggere così? Cosa no? Questo sembrerebbe non essere distruttibile, infatti. Ma ah, ok. Ecco qua. Questa roba servirà a qualcosa, mi sa. Ok, non è quello che mi aspettavo, ma va bene. Ok, so that did something. I think. Tu dici. Be ready. Ma io come cambio il focus, tipo? Vedi, lo perde, cioè io metto il focus e poi lo perde. Perché? Vabbè, forse aspetta, forse era nell'accessibilità il fatto di avere sempre il focus. Perché sta roba non dovrebbe essere nell'accessibilità, dovrebbe essere di fase. Vabbè. Sono io che chiedo troppo. Comunque, fammi vedere un attimo, va? Mo la vediamo la accessibilità. Presa in stordimento, scatto. Andaggiare il tremolino. No, sono pazzo. Pressione dello scappello, scatto. Presa in stordimento. Sfondo sottotitoli del mio personaggio. Ammettiamolo qua, ok. Dimensione test. Un pochino sì, dai. Un pochino sì. Vabbè, niente. Sono pazzo io. Ero convinto che ci fosse un'impostazione per avere il focus sempre lì. Vabbè, intanto mi curo. Intanto mi curo e poi facciamo qua. Ci stiamo creando un portale, tipo? O serve a qualcosa che non ho capito? Combined together like that, they kind of look like a room. Eh sì. It doesn't make sense. Come,
back to the boat. Ah, quindi non dovevamo fare nulla qua, praticamente. Ok. Attraversiamo allora. Vediamo che ne è. Forse dobbiamo vederlo dall'altro lato, ecco. Un po' come tutti i mondi. You see with the eyes of a child. Perché? No. Stories are for the boat. Ah, ok. Carina sta cosa che te lo dice. Sì. E disegnalo. What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. Ok. Yep, it's water, all right. In che senso? No, di nuovo. Boy. It was the voices again, but different voices, less angry. They were asking for help. We are here for the light. I do not care who they are. Sì, 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 ho visto, visto. You never care about anything. You have something to say. No. Hai detto qualcosa, signorino? Luger. Guarda che parla male a suo padre, male, 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 Andrei, se non si fa sta roba. What's happening? Mosè, incredibile. Che abbiamo trovato? Father? Yes. The voices I heard. It was hard to make out, but way in the back I'm pretty sure I heard mother. Cosa? That is not possible. But I know what I heard. Atreus, enough. Fossato del tempio ad anelli. He looks different. Look at those horns. Ah, tu sei il boss, vero? Ma noi non vogliamo rotture di cazzo. Vogliamo solo... Olè, quello è morto. Oh, che figo! No, volevo prendere... Dai, che palle, volevo finire lo stagger. Siete. What? Perché era tutto a rallenti? È andato a rallenti? O ci ha messo tantissimo lui a usare l'attacco? Non ho capito. Crepi male, va bene. Ah, ok, pensavo fosse piena la barra, invece no, sono pazzo. Sì, vabbè, ho capito, però. Allora, ha proprio una potenza devastante. Vengo al lavoro da te domani. Ma io lavoro da casa, Flash. Mi spiace per te. E in casa mia al momento i due non ci stiamo. Mi spiace. Che corso di scuola devi fare? Olè, e ce l'abbiamo fatta. Mannaia se c'è voluto. Stay away from those cages. Che cazzo? Mi guardo le partite. Corso di PLC? Cos'è PLC? Sembra tipo un programma un po' scrauso per PC. Ah, fammi indovinare, questo apriva le porte, vero? Be ready. Sì, decisamente sì. Perfetto.
Non era quella giusta di porta, forse? Quello che sei, una palla incredibile dentro la stanza, c'è sensazioni di vuoto assurda. Perfetto. Beh, come una qualsiasi lezione delle superiori, aggiungerei. No offense per i professori, per carità, si scherza, qua era una battuta. Però minchia, se siete pallosi a volte, eh? No, vedi, devo aprirla di più. Perché devo fare così. Da qua. E come faccio ad aprirla di più? C'è tipo qualcosa che non mi sto... PLC è tipo gli impianti ad aria, ma a scuola è molto meglio. Ok. Che vuoi? Che hai trovato? Vista! Niente. Ci siamo guardati l'Inghilterra a scuola, ok? Come posso fare qua? Credo che non... Forse non lo posso fare adesso? Quello? Ok, ho trovato qualcosa. Cos'è? Argento, va bene. Qui però non c'è il coso, cioè è rotto. Perciò da questo lato non possiamo aprire nulla. Anche se lì però vedo qualcosa. Quindi what? Usa il boy. E come faccio a usare il boy? Ah, dici che posso farlo entrare di qua? Ma mi sembra strano. Dici che posso tipo dirgli di entrare qui? No. No, non penso. Cos'è che mi sta sfuggendo? Io ho aperto questa porta, è uscito il nemico, ok. Ah, ok, guarda qua, c'è qualcosa qua. Ma non penso sia qualcosa di utilizzabile, infatti. Argento, va bene. E però qui non si può fare nulla. Oh. A pensare che non debba fare qualcosa adesso. Perché se non mi... No, non mi pare. Perché io tipo lancio là e si riforma subito. Cosa? Dammi un indizio, mortacci tua. Questo supponente te lo puoi ficcare, sai dove, Atreus? Vabbè, beh, rinuncio, non c'ho voglia. Follow me, Atreus. No, non mi serve. Carina la UI contestuale che si attiva solo nel momento in cui sei sopra. Va bene, sta roba non serve. Dall'altro lato, dall'altro lato. No! Ma io non volevo fare così. Volevo salire ancora più in alto. Ma... E io lì sopra come ci entro? Perché non capisco nulla. Perché io non lo vedo lì. Ma gli altri saranno tipo sotto? Sono di quelli che tipo basta che li colpisci una volta e poi sono andati per sempre. Oh, scendiamo. Ah, guarda qua. Uno. Gli altri due dove stanno? Come? Ah. She is gone, boy. Speak no more of this. Fine. Vedi, qua si vede tanto come Kratos non sia in alcun modo in grado di parlare con i bambini, cioè lo tratta come se fosse un soldato, come avrebbe trattato uno dei suoi soldati all'epoca.
Non è... Oh! Ma guarda cosa abbiamo qua. Eh no. No. Ah, eccolo qua. Ok, sì, è qua. C'è un modo per tenerlo fermo. Ok. Ah, no, però così non basta. Devo metterlo più in basso, mi sa. Troppo. Così. Olè. Buono. Cosa abbiamo di bello qui? Cosa ci siamo guadagnati? Cuore speziato di spezzato di Alfa. Non dice il 12 di tutti gli infedeli. Sicuro che al 36%. Ah. Ah, interessante. Ah, ok. Come si fa a mettere cose di nuovo, mi ricordo? Cioè, ce ne serve... Non, forse non si può. Sulle armature non c'erano tipo le rune? Sono pazzo io? Probabilmente sì. Sì, mi sa di sì. Le rune mi sa che sono solo qua. Eh no, allora no, però no. Dov'è quella, l'unica che abbiamo trovato per ora? Cioè, meglio, questa nuova. Dov'è finita? Come le metto io? Ah, forse in queste, nello specifico, non posso mettere le rune. Può essere. Perché non hanno slot. Come faccio a vedere se hanno slot? Però no, vedi, perché questo dice... Livello 1 è a 3 slot. Questo livello 2 è a 3 slot. E questo ne ha 0. Quindi come vedo io gli slot? Seleziona. Azioni, mostra descrizioni. Vabbè, non mi serve. Come si fa? Che fatica la UI. So che me l'hai spiegato, ma è passata una settimana, non mi ricordo più un cazzo. Perché tipo, quello, gli slot ce li ha qui. Ok. E fin qui va bene. Ma poi... Cioè, tu non hai un cazzo. È ok. Qui, spallacci in uso, seleziona mappa opzioni, esci. Mappa opzioni, esci. Equipaggio questo. Equipaggio questo, equipaggio questo. Succede un cazzo. Boh, io ero convinto che ci fosse un modo. Vabbè, sti cazzi, dai, evidentemente non è abbastanza importante da perderci tempo, non c'ho voglia. Non c'ho sinceramente voglia. Porca puttana. Minchia, l'ha preso. Ah, che figo, non si abbassa la rabbia di spatto. Io meno, me ne sbatto il cazzo. Comunque è peculiare questa cosa che il livello dipende dall'equipaggiamento e non tipo da quanti nemici hai ucciso, dall'esperienza che hai ottenuto. Hold on, boy. Fight. Oh, i quick time events, finalmente. Mi erano mancati. Oh, Pussy? Pussy? Oh, bene, voi che cazzo siete?
Che cazzo? Oh no, sono cieco. Suka. Bravo Atreus che me lo tiene fermo. Ci è rimasto male, vado. Porca puttana, esagerato. Porca miseria. Abbiamo nuove abilità. O meglio, abbiamo la possibilità di ottenere nuove abilità. Vediamo se ci interessano queste nuove abilità. Potremmo prendere questa qua. Se non possiamo fare, vabbè, dai, sì. La pigliamo, che ce n'è forte. La metà delle abilità che troviamo qui non mi sembrano granché interessanti, devo essere sincero. Esatto, quello era Atreus. Porca puttana. Che sono stato io. Ok, quindi di qui non possiamo andare, di lì non possiamo andare. Che si fa? Ah, forse di qua? Ok, sì, di qua. Ah. Comunque vi ribadisco, notate come effettivamente sono sempre dei lunghi corridoi con delle piccole diramazioni che però poi ti riportano sempre sulla stessa strada, nel senso non ricordavo male, questa cosa è davvero così. Che facciamo? Ah, giusto, sì. Pepen. If we cut enough away, the bridge above us should reappear. Right. Expect resistance. E beh. Right. Già. Non mi aspettavo diversamente, no. Ma dietro c'è qualcosa, scusami, volevo vedere, vabbè. Tipo lì. C'è qualcosa che potevamo prendere? Forse sì, forse no. Che cazzo? Ok. Olè. Chi è? Dov'è? C'è qualcuno? Ok, sono sopra. Che cazzo è? Non lo vedo, ok. Pezzo di merda. Easy peasy proprio. Oh, che cazzo sei? Scusami. Aia. Ho capito però. No. Me sta menando male. Sì, vabbè, Dio cane, però. Cioè, no, almeno fai che non abbia il raggio di azione dell'intera mappa, però, sto attacco. Ah, praticamente devo farlo girare verso di Atreus. Ok. Ho capito, però non fai un cazzo, cioè. Vabbè. Almost ready. Ok, fortuna che almeno ci sono cure all'infinito, praticamente. Vai. No, Atreus, dove vai? Cosa fai? Posso colpirlo anch'io? No, mettiti di qua, per l'amor di Dio. Sì, però non...
No, non lo voglio, non lo voglio, non spreco, non ci può. No, che palle. Cioè, il punto debole è che si apre esclusivamente nel momento in cui io vengo colpito, quindi non posso colpirlo io fisicamente, perché altrimenti prendo danno. Vabbè. È morto? Ok, è morto. Però mi ha droppato la roba lì. Puttana lun... Vabbè. Ok, c'è altro? Sì, c'è sto qua. Va bene. Vediamo di nuovo sto cazzo di golem. Ah, ce n'è un altro? Vabbè. Ok, golem di nuovo. Ok. Però comunque dovevo prendere danno. No, cosa devo fare? Ah, adesso. Vabbè, non stavo leggendo. C'era scritto nel toggle. Non l'ho letto. Bello, perso mezza vita così. Gratis, va bene. Vabbè, dai. No. Ma andatevene tutti a fanculo, va? Non capisco quale dovrebbe essere il gameplay loop di questo combattimento. Cioè, tipo, devo girare attorno ad Atreus in modo che sia lui ad attaccarlo, oppure devo rinunciare io ai miei HP e prendere danni per poter fare danno pure io? Non capisco. Cosa vuole il gioco da me? Perfetto. Cosa si aspetta il gioco da me? Stronzo. Okay. Pure lui è andato, va bene. Olè. Quindi? Vai, attacca. Però vedi, io così ho perso mezza vita. Io così ho perso mezza vita. Pensi staccati dal cuore di un antico? Come faccio a raccoglierli e lanciarglieli? Use this against them? Ah, certo, adesso pure i nemici, che bello. Vabbè, facciamo che io punto prima te perché mi stessi i coglioni. Vabbè, la camera che impazzisce, ok. Ok, io qua devo scappare. Non capisco cosa vuol dire il fatto che dovrei lanciare tipo... E poi cosa faccio? Che faccio? Ah, devo pure prenderli così? Ok. Quindi se... Ok, basta che lo colpisco una volta praticamente. Così poi prendo quel... Ah, però vaffanculo. Niente, ho perso 3000 HP in un attimo.
Ok, quindi praticamente la logica è: io lo attacco. L'ho preso. Non lo so. Va bene. Sono morto di cringe. Cos'è che mi ha ammazzato? Cos'è che mi ha ammazzato? Sono morto di cringe. E lui era così, era tutto storpio. E come sono morto? D'infarto. Detto, minchia che caldo che fa qua. E il mio cuore non ha retto. Vabbè. Sono morto di cringe, vabbè, capita. Capita, che dobbiamo farci? Si è bloccato, va bene. Perfetto, è sparito proprio lì. Dai che ci arrivi. Dai, che... Dai! Ma sul serio? Ma sul serio? Ok. Dai, riproviamo sta troiata di combattimento. Vai. Ok, e corro. Forse con lo scudo posso bloccarlo? Non lo so. Ah, perché sti cosi mi esplodono addosso. No, no, perché? Perché l'hai droppato? Piglialo! Piglialo! Ho perso tutti i miei HP perché ha droppato la roba. E io non ho idea di come fare. Non ho idea neanche di come farlo. Cioè, se volessi non lo saprei droppare. Va bene. Per prendere il coso, grazie. Grazie. Divertente, molto divertente sta roba. Vabbè, dai. Capolavoro, eh. Game of the Year 2018. Game of the Year 2018, va bene. Si capisce manco che cazzo devi fare. Game of the Year 2018. Congratulazioni. Prendere le cure immediatamente. Grazie. Bello, va bene, certo. Match counterplay. Ole. Fanculo, va. Dai, mo vengo a pigliare pure te. Pezzo di merda. Olè. Cieco, va bene. Olè. E questa è andata. Well, there it is. Watch our backs, boy. Attacco unico del genere, un veloce attacco rodante in missile che respinge i nemici vicini e infligge danni ingenti. Vediamo un po'. Dov'è? E questo? Carino. Carino. Fa anche molto più danno. Non stordisce, però... Però non lo posso usare, mi sa. O sbaglio. O posso. Perché non me lo fa swappare? Ma neanche con quello di prima. Vabbè.
evidentemente non lo possiamo usare. Siamo in combattimento, forse non gli va bene per questo. Vediamo cosa abbiamo ottenuto qua. Cuore spezzato di Alfheim. Oh, oggetto raro incantesimo. Riduce. Ok, perfetto. Ma questi incantesimi stanno con noi per sempre? Dove li posso visualizzare? Non nelle abilità, immagino. Qui? Armi? Non credo. Dove cazzo li vedo gli incantesimi io? Obiettivi codex risorse, magari. E... oggetti speciali. Saranno questi? No. Non c'è. Non lo trovo. Ho fame. Cosa hai mangiato per cena, Flash? Boh, non lo so, ragazzi. Sarò scemo io, per carità. Non dico che non possa essere così. Però minchia, se sta UI non mi fa capire niente. Non mi fa capire niente. Cioè, non ho idea. Dove stanno gli incantesimi? Nelle abilità non di sicuro. Nell'armatura neanche, immagino. Polpette, minchia, che buone le polpette. Non me le faccio da un sacco di tempo. Nelle abilità no. Nelle armi, qua non abbiamo niente. Qua posso swapparle adesso? Adesso sì. Ok. Va bene. E volendo potrei utilizzare i miei punti esperienza anche per questi in realtà. Quindi forse è più efficiente utilizzarli. Però questi li swappiamo velocemente. Quindi non so quanto valga la pena effettivamente sprecarci punti esperienza. Sono anche tanti qua. Grandi meno delle mani di mio fratello, e mio fratello ha 9 anni. Vabbè, un bambino di 9 anni ce l'ha grosse così le mani, nel senso. Vabbè, io do per scontato che sta roba mi sia già attiva. Cioè, che io sta roba ce l'abbia già. Spero. Perché altrimenti, boh, cringe. Bene, che dobbiamo fare qua? Apriamo come una cozza? Apriamo come una cozza. E dai. Comunque faccio caso... adesso dobbiamo tornare tutto indietro, ok? Death of Cringe Kratos, 2023. Faccio caso solo adesso come in realtà il Leviatano sia perfettamente contrapposto a quella che era l'arma scelta da Kratos. Meglio offerta a Kratos nella prima trilogia, ovvero le spade di Atena che erano infuocate e che si sposavano anche forse un po' meglio con il personaggio. Mentre il Leviatano non solo non è una spada, non è un'arma a due mani come le spade di Atena, ma un'arma a una mano. Ricorda forse anche la spada dell'Olimpo, quella di God of War 2. Ma è addirittura di ghiaccio, che è insomma un po' contrapposto a quello che è il carattere di Kratos. We have a problem. O meglio, adesso in realtà è effettivamente molto più freddo e distaccato rispetto che alla trilogia originale in cui era semplicemente furioso, no? Quindi ci può stare anche, dimostra un po' la sua crescita. No, cosa... eh? Ah, perché sono... devo fare tipo palombella? Ok, sì. Allora, qua c'è la R. Lì c'è la N. E la C è qua. C. R. N. No, dai, dai, che ce l'ho fatta in tempo. Perché devi essere stronzo? Ciao. Ma non faccio in te. Ah vabbè, la R forse ha vita. Forse devo fare ah ok, devo farlo semplicemente nell'ordine. Ok, quindi RCN in realtà.
Perché in base a quanto suonano, quanto a lungo suonano. Ok, nice. Ci stava, ci stava. Cosa abbiamo trovato? Oh, il corno di idromele, quello là. Ok, mi aumenta la rabbia massima adesso. Anche di un bel po'. Mica male, mica male. Ok, questa è fatta, abbiamo detto. E di qui non possiamo fare nulla, vero? Eh no. These doors do not open. Hello? Hello? I don't get it. I even have a door then. Hello? Come, we will find another way in. The dwarf again. Sindri? This way. Hey, how did Sindri get ahead of us? He and the blue one do seem to travel quickly. Huh. Hanno i portali, no? Ce n'è anche regalato uno. Stai fermo. No, un poco. Almost. Almost. Non li ho fatti giusti? Vabbè, prima pestiamo un po' sti stronzi. Sbagliato io. No, non mi... Va bene, facciamo così. Bello anche il fatto che non mi si abbassa la... la rabbia di Sparta mentre sono... mentre sto facendo una finisher. Molto apprezzabile questa cosa. Oh. Sì, sì, sì. Dai, no, se l'è cavato. Non si è fatto ammazzare, mi sembra già più che abbastanza. Considerando le abilità di Atreus. Ah, ecco perché, perché c'era anche questo... è per questo che non si tagliavano bene. Lì! Eccoci qua. Oh? E quelli? Provo che li prendi di sorpresa. Oh merda, ma questi esplodono. Che cazzo, da dove? Oh, volevi? Quanta luce nei miei occhi. No! Ma mi esploderà addosso, pezzo di merda. Mancato. Porca puttana. Ma non finiscono mai? Ok. Perché non mi fa usare le cure? Ok. Sì, questa dicotomia delle due armi di Kratos non ci avevo mai fatto caso in realtà. E quello come lo apro, scusami? What? Boh, vabbè. Immagino di non poterlo aprire. Assai. Aspetta che magari qua c'è qualcosa. Infatti, guarda lì.
Bene. Ah, stai a vedere che adesso si è risolto il coso. Ok. Ci sta. Ci sta. Oh, cintura da guerra runica. Vediamo un po'. Oh, minchia. Oh, minchia. Oh, minchia se sì. È molto più forte. E mi porta finalmente a livello 2 in tutto questo. Eccoci. There, the light. They've covered it up with that stuff. How would they do that? Ah, la luce ricoperta da quella roba, ok. Look, another light off. What's he doing? E si sta facendo ammazzare. Ma credo che l'abbia fatta apposta. Didn't do anything. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. C'è proprio... se ne è sbattuto il cazzo. Oops. Sto battendo sul fascio. Perché non mi fai usare il... Perché non mi fai... Pronto? Ah, ok, perché non avevo l'ash. Vaffanculo, giustamente, proprio quando non... Quando non c'è nessun mezzo. Cazzo. Bravo Atreus. E vola via. Oh, pezzo di merda. Devo fare il ferri, ma non mi è riuscito, va bene. Fatto schifo sto attacco, vabbè. Oh, bravo. Ma ne fa uscire altri due? No, vero, oh merda, sì. Ok, mi sa che devo ammazzare prima il summoner allora. Perfetto. Olè. Ok, pensavo non l'avrei usato l'attacco caricato, invece più di quanto mi aspettassi. Già molto più di quanto mi aspettassi. Non male, non male. In tutto questo io... Qua non possiamo aprire, vero? No. Io vorrei potenziare le mie abilità. E con abilità intendo... questi. Questo mi sta piacendo. Ho un buon raggio d'azione. Ah no, però non ho abbastanza esperienza, quindi mi attacco al cazzo. Però sono... Non capisco se c'è tipo un livello di rarità o qualcosa del genere per questi. Perché questi sono blu e questo è verde. Il manico di legno lo posso potenziare dai fabbri, se non ricordo male. Però questo è blu. C'è tipo viola, verde, cose così. Oppure no. Come funziona? Che devo fare? Devo aprire questo? No. Qua mi dice 50 metri. Di qua, ma non vedo niente. Forse sopra? No. Ah, ecco lì. Vabbè, questo non credo che sia però...
qualcosa di necessario a proseguire. Ma infatti questo è solo argento. Ok, adesso. Vabbè, bastava colpirlo due volte. Musico vado, ciao Flash, buonanotte. Buonanotte bello, ci becchiamo domani se ci sei. Olè. That did it. Look, more light bridges. Follow me. Yes. Di qua no. Here we go. Nightmare. Ce la fai, Atreus? Vabbè, faccio prima io così, va. Ok, fatto. 25 esperienze. Che miseria. Pezzo di merda. Ora. E il summoner è andato. Usiamo un po' sta rabbia di Sparta, va, che da un po' che sta lì a prendere polvere. Anche se in realtà a livello tecnico sarebbe meglio utilizzarla qua. No, 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 no. Sarebbe meglio utilizzarla quando non ho vita. Mi sa che mi serviva perché ho perso vita. Ci ho fatto bene a utilizzarla. Ora. Arrivederci anche a te. Altri stronzi, siamo a posto? Siamo a posto, perfetto. You're restoring all the pathways. Così, l'ho usata solo per... solo perché c'era. Anche perché non torneremo mai qui dietro, quindi... Oh no! Oh merda, come faccio così? È impossibile! Entra nell'arco. E come faccio a beccarli tutti in una volta? Stanno in 18 punti diversi. Too hard. Maybe we can find the light somewhere else. No, give me a moment. Ma ehi, come faccio a darti un momento, grazie? Cioè, devo farli un tot alla volta. Ah, ok, ok, sì. Sì, 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 vedi, ogni arteria ha tipo un suo numero specifico. Quindi se li ok, sì, chiaro, va bene. Carino, ci sta, buono. Buon puzzle. Ah, questi sono tutti insieme? Sì, mi sa di sì. Ok. Come ho? Come ho? Non ho capito. È scontento del fatto che sono stato intelligente? Quiet. Treus, guarda che ci rimango male, eh. Cioè, guarda che il mio cuore è fragile. Mio povero cuoricino. Did you hear that? Stay alert and by my side. Hey, when we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? When she was ripped away from this realm. Oh, how'd I miss that? You are more concerned with her safety than our goal. Is that a bad thing? Bastardo, volevo sentire la risposta. I have him. Perfetto. Dicevamo? That was close. Io volevo sentire la risposta. Not stray from me, boy. You don't gotta tell me. Oh, so sticky. Another one! Stay back.
Oh merda. Yes, we are near our goal, but we must be careful. Understand? Eh sì, siamo dentro l'alveare. E quindi sarà un casino. Guarda quanti cazzo sono. Porca miseria. There. When it falls, be ready. We will need to move quickly. Ok, immagino che alcuni non funzioni. Jump, boy. Right. Look out! Who's that there? Here they come. Stay behind me and protect our flank. Yes, sir. Ah, qua sono tantissimi, ma sono bassi di vita. Carino. Carina sta cosa che tu devi andare avanti così. Bello. Figa se ne devi polverizzare una marea. Oh merda. Shorten the time between your volleys. There are many targets. You will not miss. Aia. Oh figa, comunque anche se sono tantissimi, ma fanno poco danno, è difficile prendere, cioè è difficile. Non riesci a combattere bene perché sono una quantità industriale. Che è esattamente come mi aspetto una situazione del genere, cioè li massacri facile, però sono così tanti che comunque non riesci a gestirtela come Dio comanda la situazione. Bello, 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 bello. Mi piace questo punto, mi è piaciuto tanto. Cioè, proprio che così che mi immagino una situazione del genere se fosse reale, capito? Che cercano di aggredirti più col numero che con effettivamente la forza bruta. Ouch. Coprilo, coprilo, coprilo! Are you injured? Non l'ha coperto comunque. Wow. Wow. Pensavo che si sarebbe buttato sopra di lui per proteggerlo col suo corpo. Invece l'ha. Se n'è andato, per cazzi sai. Vabbè. It's making the whole temple reappear. It's the source of all of it. Wait. It's singing. I hear. I told you I heard her! Do you think she's in there? Ah! Porca troia. Ah! It really hurt. I felt like my hand was on fire. Stay here. Uh-oh. Stay here. We use it as a last resort. You're giving me your axe? I'm letting you hold my axe. It is not a gift. Still. Ah. Oh merda. Ah ok, deve ricaricare il... la pietra. Immagino. Sta venendo risucchiato, sì. Oddio, sta parte mi sa che me la ricordo. Cioè, non mi ricordo cosa succede dentro, ma mi ricordo cosa succede dopo perché mi aveva lasciato abbastanza d'attonito. What is this? No, la saccoccia. Niente. Fair. Ci hanno fregato tutto. Adesso la sente anche lui. You have to come back. You left me here alone. Atreus? Alone with him. Ah, sono i pensieri di Atreus. Che
che si sente abbandonato perché deve stare da solo con il padre, che però diciamo che non... Esatto, non gli andava proprio il genio. Cazzo, pensa a sentirti così però da bambino. Cioè, perdere la madre e avere un padre che pensi che non ti voglia. Oh! Casetta. E qui non c'è traccia della pira, quindi siamo... siamo prima dell'inizio del gioco. I don't know him and he doesn't know me. Doesn't seem to want to. I'm strong. I'm smart. I'm not what he thinks I am. I know better. Ma eravamo su una nave. Oh, che cazzo? Eravamo su una nave? He doesn't talk to me. Doesn't teach me. It should have been him. Do you hear me? Him, not you. Non è una cosa carina da dire a Atreus, eh? Cioè, capisco che comunque, boh, forse lo pensi, però diciamo che, insomma, meglio tenersene un po' per sé queste cose, ecco. Qui è tutto chiuso, vero? Sì. Non possiamo fare altro che salire. Controllo una corrente stranissima, perché tipo sembra andare verso di qua, ma ci sono i pesci morti. Ah, ok. You know I love him. I just wish he was better. I know he can be. So if he tries, I'll try. But if he doesn't, please come back. I know you're out there somewhere. Ma è però questa cosa che senso ha? Cioè lui perché sta rivivendo i pensieri di Atreus? Cosa... Cos'è il ponte che porta al vaso di Pandora? God of War 2. Hey. Wait. Come back! No! No! What have you done? Why did you do that? I saved you! You are trapped in there! I waited and I waited, but you wouldn't come out! So I pulled you out! Boy! I was gone only... Only? Moments. No! You've been gone a long... long time! I didn't know what to do! You left me here! Again! Why don't you care? I... That's impossible. We should go before they come back. Guarda che cazzo di sterminio. Yes. Guarda che cazzo di sterminio ha fatto. 10 pull Laila Easy. Ciao Coma, buonasera. È forte Laila? Io l'ho provata, non mi sembra granché. L'ho provata nel test, nella test run. E io qui onestamente non sto capendo. Cioè tipo noi abbiamo vissuto i ricordi di Atreus antecedenti all'inizio del gioco. E fino a qui ok. Ma perché i ricordi di Atreus sono qui dentro? Perché abbiamo vissuto i ricordi di Atreus? E soprattutto, come cazzo ha fatto sto ragazzino che a stento riesce a pulirsi il culo a sterminare tutta sta marea di gente? Guarda lì. Cioè, non dico che saranno un centinaio, ma quasi. E lui era da solo. Che cazzo. E fra l'altro ha usato sia le frecce che il Leviatano per farlo. Quindi wow, non ho manco livellato, mi piace, basta. Ci sta, carina, bellina. Anche nell'evento scorso era super simpatichella. Qua capisci che Atreus è fortissimo, Kratos ancora di più. Cioè, questa forza Atreus dove l'ha tirata fuori? Può essere che... i colpi di tosse fossero un segno del tipo ha usato la furia di Sparta ereditaria di Kratos o una roba del genere o quello che è la causa della sua malattia per fare questa cosa.
Non l'hai mai giocato? Sì, l'ho giocato nel 2018, però, quindi non mi ricordo un emerito cazzo. Cioè, io mi ricordavo di questa parte di Atreus che lo tirava fuori a forza, lui che si incazzava e Atreus che si incazzava ancora di più perché lui era stato via per un sacco di tempo. Questa parte me la ricordavo. Non mi ricordavo cosa succedeva all'interno del portale, però. E anche avendolo giocato, non mi pare che sia data una spiegazione al perché noi vediamo i ricordi di Atreus in questo portale magico che serve a recuperare l'energia per attraversare i mondi. Boy, your bow. Hold it out. E soprattutto trovo estremamente fastidioso, ma anche estremamente sensato per il fatto che Kratos non gli ha neanche chiesto scusa. Cioè, non gli ha chiesto scusa perché è stato via per un sacco di tempo e non gli ha chiesto scusa nemmeno perché gli ha urlato addosso quando l'ha strattonato via. L'ho giocato su PC quando è uscito, l'ho adorato eppure platinato. Ora scrivere tutti i cavoli di spoiler di Ragnarok è una fatica. Guarda, io lo giocherò subito dopo aver rigiocato il primo. Sono andato a Firenze questo fine settimana, ho trovato una Collector's Edition, me la faccio spedire. Me la sono fatta spedire. Mi dovrebbe arrivare in settimana, però una volta che finiamo questo lo giochiamo qui. Però devo dire che a me personalmente non sta facendo impazzire. È un bel gioco sotto tanti punti di vista, ma il gameplay davvero secondo me... potrebbe essere un po' meglio, eh? Hai ottenuto le frecce di luce, tirali ai cristalli di luce per infonderli con la luce di Alfheim. Ok. On my mark, loose your arrow into the stone. Ok. Perfetto. We can now make our way back. Come. Come. Patatina. Ciao, bellissimo. Lì. Troppo lontano? Troppo lontano. Va bene. Come scendiamo? Ci buttiamo giù? Cosa dobbiamo fare? Non sto capendo. L'unica cosa che vedo è quello. Non lo sta prendendo oppure... Ma mi sa che non possiamo farci nulla ora come va. Da questo lato. Ti devi mettere un po' più in quadro. No, mi sa che non è quello che dobbiamo colpire. Però non possiamo fare altro. O sbaglio? Lì ce n'è uno. Ma è bloccato, quindi no. Cosa devo fare? Non sto capendo. Aiuto. Cosa vuoi da me, gioco? Mi potevo buttare giù da qua. Vabbè, dai. Vabbè, dai. È finita. Sta cosa proprio... Lui è scazzatissimo comunque. E ha ben ragione, aggiungerei. Con tutte le ragioni del mondo incazzato nero. Aia. Comunque mi chiedo perché le falene... Ok. Come spezzato di Alfheim? Va bene, quindi do per scontato che adesso mi facciano il 36% di danni in meno. Credo. Spero, perché altrimenti non so come attivarli, non so come equipaggiarli, non so cosa devo fare. Comunque, Muso, chi ti ha fatto il modello? Ha un tracking incredibile. Modello di che? Non sto capendo. No, no, qua. Ma? Ma devo fare tutto il giro. Non sei uno VTuber no, molto realistico? No, son bello di mio. Non ho bisogno degli avatar io. Che l'è? Mi
Perché sta cosa del VTuber non ho capito comunque. Però sei troppo bello. No, dai, non fare così. Non sono così bello, solo un bel po'. Atreus, hai intenzione di combattere oppure che facciamo? Perfetto, è andato. A posto. E ma che devo fare qua? Ah, giusto. Sì, certo, qua. Le cose. Chiaro. Tutto chiaro. Let us make our way back up. Abbiamo trovato l'angolo, non era così difficile. Oh, forziere. E se sì. Ah, ok, niente, saliamo da qua, molto semplice. Carina la scorciatoia, ci sta. Ecco, questo forse è uno dei primi livelli che effettivamente è un minimo ok, è un minimo verticalizzato, diciamo. Che cazzo? Oh, c'è gente. Ma piuttosto, se sei ancora qua, hai provato a fare... Meglio, innanzitutto se ti è arrivato il Goompla che volevi... Che avevi comprato. E soprattutto se hai provato a fare quella roba che ti dicevo di farlo solo un pochino al giorno. Ok, abilità. Sì, mi è arrivato e l'ho finito. Ok, ma l'hai finito tutto di botto? Cosa di danno sto diventando nemici, va bene. Vabbè, ma c'ho la roba di... Ci ho messo una settimana. Bene, bene. E te lo sei goduto di più? Matura armi, ok. Allora, 40 secondi mischia, area. Io farei questo qua, lo potenzierei. Non ho abbastanza punti esperienza, niente, a posto. Beh sì, però almeno c'è un forziere. Chi è? Dove è Atreus più questo, scusate. Mentre figo che chiedo delle parti mi ha fatto un po' sbandonare, mi è andato fino alla Madonna. Sono contento, sono contento. Pensi di prenderne altri? Cos'è? Attacco unico leggero, eh? Di sì, non ti dai danni da gelo, vediamo. Danno di meno, il gelo è poco di più. Leggermente più veloce come ricarica. Non so se vale la pena, questo mi sembra meglio. Sicuramente, bene, bene, bene. Ok, abbiamo risolto, facile. Qui. No. Forse dobbiamo portarlo da un'altra parte. Adesso vediamo. Se lo facciamo qua, che succede? Oh,
Here. Boy. Che c'è scritto? Quelle piccole da tipo 15-20 euro per personalizzarli, carino come idea. Li rendi tuoi. Non sapevo si potessero anche customizzare. Ok. You gonna carry that everywhere? I just might. Oh look, the blue door that's not a door. And a sand bowl. But how do you expect me to reach it? Adesso cerchiamo un modo, non ti preoccupare. Cosa mi apri qua? Il passaggio lì, perfetto. Questo posso romperlo in qualche modo? No, dobbiamo andare da lì sotto, sicuro. Qui c'è qualcosa di interessante? No, quindi possiamo salire qui. Oh no. If I want your opinion, boy, I will ask for it. Ah, ok, qua abbiamo la C. Qua com'è che è l'ordine? C, R, la N. E la N sarà qua, dai. Eccolo qua, infatti. Allora. Ma come faccio a farli in ordine qua? C. No, dov'è? Eccolo qua. No. Non riuscirò mai a farli in ordine giusto. A meno che tipo non ci sia un trucco di per farli. Non sono abbastanza veloce. Dai. Ah, vero. Beh. Dai. Più veloce. Veloce, 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 veloce. No! Dai che ce l'ho fatta, dai che ce l'ho fatta. Dai che ce l'avevo fatta. E come faccio a farlo da qua? Ah, ok. Sai cazzo che non ero abbastanza veloce, aggiungerei. E qui non posso? What? Posso prendere la C, posso prendere la R, ma non posso prendere la N? What the fuck? Ma forse devo mettermi tipo qua. Ok, sì. Dai. È andata? È andata, ok. Quindi qui non era l'ordine, non era il suono, ma era la posizione. Va bene, va bene. Opla. Però da lì sopra mi sa che devo distruggere anche questi. Tatone, che mi guardi? Se vuoi salire puoi venire. Giusto, dall'angolazione specifica tipo da qua. Olè. Pazzesco, che fenomeno. Can reach the bowl now. Ecco, aspetti, vieni qua. Vieni. Che ti miagoli? What does this mean? Seed. Remember the shape. Yeah, I know. Puoi venire o no, amicetto? Go ahead. E vieni. Greatest man or tallest tree begins as any more than me. Yeah, it's seed. Stupid rules. È arrabbiatissimo lui. So, it's a door after all.
Oggi da mia nonna stavo coccolando il gatto che era su una mensa, ho smesso di coccolare e si è sdraiato lanciandomi giù dalla mensa. No. Carino. Micetto. Oh! Questi sono elfi bianchi. Che ci facevano lì fuori ad aspettarci? L'ho preso al volo da... Si è fidato. Si è fidato, dai, è bello. I hate that guy. He will be back. Certo che tornerà. Mica può smettere di rompere i coglioni, no? We really gotta go back down here again? Do you see any other way? No. Then. Poi forte quel gatto un giorno è venuto lì in giardino e ha iniziato a miagolare finché non l'hanno lasciato entrare. È giusto. È così che... Ma guarda che si dice sempre che siano i gatti a scegliere i padroni, eh. Sempre è stato così. Oh. Oh. Tutte le gabbie sono aperte adesso. Certo, posso dirti che è un po' difficile girare la telecamera con te che hai il naso in mezzo al controller, però... Per carità, fai pure, però è giusto che io te lo dica. Dobbiamo andare di qua? Credo di sì. Oh wow, perché è tutto buio qua? Ecco perché, perfetto. There's light. Make do. Che cazzo? No, dai, ti prego. No, quella attacca me. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta, per l'amor di Dio, sì. Godo a cazzottoni così. Pezzo di merda. Oh, però se li ammazzi bene, guarda quanta roba ti mollano, eh. Use your ears. Adapt. Kratos è proprio un padre ignobile, però, eh. Questo c'è da dirlo. Cioè, sembra davvero non provare alcun tipo di affetto per suo figlio. Non capisco se è tipo perché ne ha vissute tante. O se sia semplicemente perché davvero un po' non gliene frega un cazzo. Cioè, nel senso, mi sembra proprio uno che... Fai ragionamento del tipo, boh, fino a che sta qua è roba mia, però, cioè, anche un po' cazzi suoi. Cioè, come se lui sto figlio non l'avesse voluto e se lo fosse ritrovato, no? Come se non fosse manco suo, della serie, boh, e... Me lo porto dietro perché se no mi sento una merda a mollarlo, a crepare in mezzo alla guerra, però... Cioè, non è che proprio siamo amicissimi, no? Plan on carrying the crystal everywhere like the last one? If need be. Che comportamento strano. Anche perché, ripeto, non lo fare un figlio, se questa è la cosa. Non è che ti costringono, cioè, non lo fare. Vabbè, non mi rompe i coglioni, cioè. No, il mio loot. Porca puttana.
Olè. Ma sul serio fai? Ma sul serio fai? Cioè, mi attacchi a sorpresa, non sei manco in grado di colpirmi. Che miserabile. Sbebem. Ok, cosa dobbiamo fare qua? Oh, immagino non colpire così. Ah, ok. Ok, quindi una F ce l'abbiamo. Dai. E? La B, ok. No, devo fare... Oh, merda. Ok, devo andare di fretta. Ole, ce l'abbiamo fatta. Corri, 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 corri. Tutta sta roba per una chest? Io pensavo che dovessimo andare di qua. Spallacci runici a scaglie. Not worth. Not worth, man. Runico non è che mi ispiri tantissimo. Non è efficiente quanto attacco puro, difesa pura. Almeno non mi sembra che lo sia. Vabbè, non dovevamo andare di qua comunque, evidentemente. Però abbiamo trovato degli spallacci inutili, quindi... Vabbè, nel caso li rivendiamo, nel senso... Schifo, schifo non fanno. Ah, no, guarda, devo metterlo di qua. E infatti l'avevo visto prima che il coso stava qua, però dicevo, boh, lo vedo lì in fondo, quindi... Piantiamolo lì. Inizia ad avere sonnino. No, dovrei andare di qua, porca miseria. Boy, shoot. I know how it works. Eccoci qua. Andiamo, Atreus. Ecco qua, sicuro combattimento a breve. Mi dà proprio l'idea. Ah, guarda, siamo ritornati da roba prima. Oh, guarda dove siamo. Ma io non ho capito ancora come aprire questo in tutto ciò. Come si fa ad aprire questo? Vabbè, probabilmente ormai non è neanche particolarmente utile, mi sa. Grego, buona fortuna con Altrezus e Scranton. Ciao, Coma, buonanotte, grazie per essere passato, bello. Ce la facciamo? Porca troia, che spavento! Pezzo di merda. Vabbè, facciamo. Dove sta? Che cazzo? Merda. Ma?
Da quando lascio le robe per terra sto qua? Me lo cazzo. Volevi. Bastardo. No, dai. Dove sei? Se ti fai vedere uso la rabbia di Sparta. Possibilmente... sei vicino, grazie. Ecco di qua. Olè. Schiaffoni fortissimi. Let's go. Recuperiamo pure un po' di vita, già che ci siamo. Esce? Porca puttana. Ma com'è che compaiono sti cosi? Ce li lascia a terra mentre scappa? Come funziona sta roba? Non li vedo, li lascio a terra mentre scappa. Vabbè. Ci ho perso mezza vita perché non vedo il nemico, bello. Due volte mi ha colpito, e non vedo. Ma fai in combo uno dopo l'altro. Che devo fare? Che fastidio. Ammazzato tu la Trace. Vabbè, dovevo per forza farlo io, ok. Svartalkfur. Chiaro, bel nome. No, that can't be. What did it say? That we made a grave mistake. Sorry, non me ne frega un cazzo. Oh merda, cos'è? Evocazioni runiche, hai ottenuto un'evocazione runica. L'arco artiglio può essere equipaggiato con evocazioni runiche nella scheda armi. Tieni premuto quadrato per attivare le evocazioni. Ok, nice. Bello, questo è meglio che niente, dai. Abbiamo fatto un grave errore, fantastico. Molto bene. Let me guess. You're gonna be smug and say you told me we shouldn't get involved. That is enough. Can we go now? Siamo sicuri di non aver mancato nulla qua? Solo qua? Vabbè dai, effettivamente vado a tuo... Vediamo quanto dura e come funziona. Non me lo fa usare, perfetto. Do you remember the answer? Yeah, yeah. Eccoci. Boy, read this. Boy, what's that? Only time you want to talk to me is when you need something. Do you want to tell me something? I said... The only time you care to talk to me is when you need me to translate. Olé. If mom was here... If your mother was still alive, we would not be here at all. Atreus. Forget it. Oh? Fine. Wow. Che bellezza, cazzo. Che palette cromatica. Che colori saturi e frizzantini. Arca miseria. Bello, è bello sto gioco, eh. A livello estetico, puramente estetico, credo che per il 2018 possa dirsi ineccepibile. Ma pure nel 2022. Oh, non era lì. Not like you would even care if she was. Oi. Mind your tongue, boy. Boy! Until our journey is over, one of us must remain focused. Do not mistake my silence for lack of grief. Mourn how you wish.
Leave me to my own. Oh, minchia. Per una volta hanno avuto un dialogo. Incredibile. I didn't realize. No. Why would you? Do not know my ways. I know it has not been easy. In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really. So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? Guarda. Secondo me. So, what do you mean I see with the eyes of a child? In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy. The rest of him is lost. Sometimes never to return. You know about war, don't you? Wars are fought for two things: survival or advantage. Battles may be won by the better soldier. Wars are won by those who are willing to sacrifice everything to ensure victory. Hmm. Parole interessanti. I see you've been busy. Già. Our observant. I am known for my attention to detail. You boys look like you're gearing up for quite the journey. Oh, cos'è There's sto an abandoned temple in Midgard that a fellow. Ah, no, non mi interessa, no, sono una secondaria. Packed it with all sorts of treasures he collected during his travels throughout the realms. Throughout the realms? Which ones did he go to? What did he collect? Fafnir was a, shall we say, aggressive collector of magical artifacts. The more he acquired, the more he desired. There was no realm too dangerous, no relic too hazardous. He once ventured deep into Niflheim for a whetstone of all things. Huh. I bet that was quite the whetstone. Does the story have a point? Yes, it does. I just happen to have an entry stone to Fafnir's storeroom. You might find something useful in there. Neat. Thanks, Sindri. You're very welcome. Oh, and if you find that whetstone, well, it sure would be nice of you to bring it to me. What speaks to you? Gli oggetti perdusi, gli oggetti abbandonati sul campo di battaglia, premiere per richiamare gli oggetti perduti. All manner of nastiness had taken up residence. Won't your friend be upset if we steal all the stuff? Probabilità che vado a tirare un vantaggio che mi faccio. Eh? Cos'è sta roba? Stiamo intagliato il leone. Ok. No, no need to be sorry. These things happen when one travels from realm to realm collecting priceless artifacts that don't belong to you. Non ho capito. Io ho fatto sta cosa e quindi c'era tipo una slot. Potevo non ottenere 4 di fortuna o quello che è di fortuna. O adesso ce l'ho tipo in tasca per sempre e funzionerà passivamente in battaglia. Si capisce un cazzo in sto gioco? Non capisco. Non capisco. Boh, sarò scemo io. Oh no, we can't forget you. Visto maggiori danni. Tra pietre curative quando Kratos si è ferito. Ecco, questo diciamo che già mi interessa un po' di più. Sì. Diciamo che le cure sono forse una delle cose più importanti ora come ora. Pomo dell'ascia, eccoci qua. Non possiamo prenderlo perché. Ma si attiva un vantaggio che offrisce rabbia bonus ogni noce di Beh, comunque sia, aspetterei un attimino. Talisman, ok, quindi questo non lo possiamo potenziare. No, no, questi sono robe da comprare, ok, non sono da potenziare, scusate. Matura busto. Però un runico così tanto non credo. Cos'è che fa runico, perdonami? Dai, attacchi runici ed elementali. Male non fa, però attacco base proprio raw. Sembra più interessante, onestamente. Questo potremmo potenziarlo, ma... Matura braccia. Non credo valga la pena spendere sti soldi per qualcosa che poi tanto cambierò. Cioè non... Boh. Forse la cintura è quella un po' più rara, quindi magari questa potremmo potenziarla, però per...
Vabbè, dai, potenziamo, dato che non costa tanto. I think that's a keeper. Ne abbiamo trovata solo una per ora, quindi direi che per sicurezza. Polvere dei regni? Dove cazzo troviamo la polvere dei regni? Tiglio non possiamo potenziarlo, Legatiamo non possiamo potenziarlo, faretra, niente, vabbè, posto. Matura busto. Ah, questa, ah, perché ecco perché la possiamo comprare, perché l'abbiamo venduta noi. La risoluzione non l'abbiamo usata, va bene, a posto. Grazie, ciao. E potenziamo questi adesso, direi. Nella speranza di non trovare roba più forte. Aumenta il numero di rotazioni del numero, raggiunge un piccolo effetto turbinante. Interessante. Questo invece che fa? Sblocca un attacco aggiuntivo per prendere 2 dopo l'attacco iniziale. Ma non me l'hai fatta vedere sta cosa. Più uno gelo. Va bene. Va bene. E questo qui, anche questo lo potenziamo. Va bene, siamo rimasti senza un cazzo di esperienza, però a posto così. Ora, ah ecco, questa parte era bloccata prima, giusto? Credo di sì, sì. Ah no, non è vero, è da dove siamo arrivati, ho detto una cazzata, come l'ho detto. Father, I have a confession to make. All those voices in my head. Well, this wasn't the first time. Oh? Back when we met Brock, his animal warned me about something hiding in the trees. That's why she didn't want to cross. She told you. Well, I could just feel what she was feeling, what she was afraid of. Hmm. It happens again. You tell me. Understand? I promise. E questa cosa è un po' particolare, quello che ci sta dicendo adesso Atreus, perché chi conosce la trilogia originale di God of War sa che questo potere non appartiene in alcun modo a Kratos. Se ciò che causa la sua malattia è in qualche modo imputabile alla rabbia, almeno a quanto abbiamo appreso finora, e di conseguenza è appunto in qualche modo correlabile a qualcosa che possa essere stato trasmesso da Kratos tramite la sua linea di discendenza, questa cosa del parlare con gli animali in realtà è non è in alcun modo giustificabile con la discendenza di Kratos. Molto probabilmente l'unica cosa che possiamo pensare è che sia un dono ricevuto dalla madre, in qualche modo. Anche perché non è la prima volta che noi vediamo qualcuno che parla con gli animali in questo gioco, no? La strega dei boschi, che abbiamo incontrato prima e che ci ha aiutato, sembra avere la possibilità, non dico di parlare con gli animali, ma quantomeno di farseli amici, perché appunto quando abbiamo ferito il cinghiale ha detto non era di mia proprietà, era solo un mio amico. Quindi ecco, immagino che comunque un minimo di dialogo ci debba essere fra i due per costruire un'amicizia, ecco. E di conseguenza sappiamo anche che la madre, o meglio di conseguenza, sappiamo anche che la madre di Atreus è colei che aveva creato la runa di alberi che permetteva alla famigliola di starsene tranquilla nei boschi senza essere attaccata o in alcun modo percepita. Deduco dagli dei dell'Olimpo, scusate, dagli dei norreni, perché altrimenti immagino che sarebbero andati a cercare Kratos molto prima rispetto a ora. Non avevano alcun motivo di attendere che sua moglie morisse, no? Anzi, avrebbe potuto addirittura essere un pretesto per far leva sull'uomo. Non solo Atreus, ma anche la moglie, presi in ostaggio magari, avrebbero potuto fare di lui quello che volevano, in fondo, no? Anche semplicemente trattarlo come un come una minaccia. Can you read it? Della serie, noi sappiamo dove sono tua moglie e tuo figlio,
Anche se loro magari non volessero cazzi, non niente rogne, e vedrai che andrà tutto bene. Do you think it'll stop now after what we did? Unlikely. Comunque ricordatevela questa cosa del fatto che Atreus non solo sente le voci nella sua testa, ma è anche in grado di parlare con gli animali, perché è abbastanza importante e rilevante. Rieccoci all'Yggdrasil. We have the light to Midgard. Olè, Jotunheim non esiste, Vanheim non esiste, non ci serve, Muspelheim non è di nostro interesse, Niflheim no, Asgard decisamente non adesso, Svartalfheim. Ah ok, Midgard è al centro di Daneni, prendi il triangolo per tornare a Midgard, ok, quindi noi lo lasciamo qua per ora e torniamo indietro. È crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving. Già. Eccoci arrivati. Quella. We just came back from another realm. And we met your brother. Wait, not that order. Did you let that seed saw put hand to your blade? Hmm? You do know he lost his talent, right? Just up and left him one day. Tried taking me down with him. Did he botch up on a girl? Quite the opposite. Yeah, even a blind pig farts up a truck. Ma che modi sono? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. Oh? Simbolo dei nani? It's better. Good. Now when you're done gawking, I got a favor to ask. No, grazie, non voglio secondarie. Cos'è questo simbolo dei nani? L'astuzia simbolo. Crea un incantesimo raro. Ah, ok, è una roba casuale, va bene. Altro busto. Oh, tanto sono povero, non me le posso permettere anche volendo. Cos'è sta roba? Ok, qui non posso farci nulla. Oh, eccoci qua. Qui possiamo incastonare qualcosa. Oh, ma dai, eccoli. Ecco qua tutta la roba che possiamo mettere. Metto le relazioni di attacchi di nemici. Ah, vedi, anche questa roba è quella che abbiamo preso prima. Più 4, 3, 3. Ehi, che spavento! Ciao Tata, non t'avevo visto. Probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione runica quando si para un colpo. Oh. La forza è l'unico di un incantesimo. Ok, ma questa roba non l'avevamo già equipaggiata da qualche parte? Sono pazzo io? Boh, ok. Comunque, direi che gli elfi oscuri non sono più un problema, quindi non siamo più
nel loro regno, quindi anche un po' sti cazzi. Vitalità 4, piuttosto prendo vitalità... però è meglio, eh. 2 fisso è meglio che... cioè 4 fisso è meglio che 2 e forse 2. Oh. Vabbè, dai, facciamo questo. Teniamoci questo. Metti caso che troviamo altri... altri stronzi. Ok. E a posto. Abilità non abbiamo esperienza mai. Bene. Do you remember the way back to the Black Breath? Of course. We need to walk across the bridge to the Vanaheim town. Are we going to the Black Breath? Or exploring? Your choice. Andiamo all'alito, figlio mio, andiamo all'alito. And what direction is that? It's mid-morning. The sun is over there, so... that's south. Southwest? Good. Salve. Oh, c'è ancora lui. Ancora per poco. Perfetto. Dicevamo. Ha fatto qualcosa? No, vero? I told you. We should come back with the cipher. Oh, look. The witch's magic is still covering those scorn poles. Meno male. Saves us some time. Vero, 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 vero. Opla. Ah, ecco, vedi, qui andrebbe una... una di quelle pietre che avevamo visto. Ma era tipo... eccola qua. Eccola, eccola. Bene. Sbatti dentro. Sbagliato io, scusami. Dai, che ce la può fa. Ok, legge adesso. Yes, sir. Hold on. Let me read this. Va bene. Lo fai vedere, eh. Se chi lo pratica, con la magia è insidiosa e mutevole, così come le anime di chi la padroneggia. Più potere evocano, meno rimangono loro stessi. Che sia questo il modo che si trasformano in redivive? Ok, questa è tutta lore, immagino. Ok, stiamo andando dalla parte giusta. Adesso, se non ricordo male, c'è la vetta dove siamo arrivati. Non è la vetta. Incontro con l'altro nano. Hey, non ci dice niente. We found something interesting. Oh, really? I love something interesting. I can do whatever you need. Non ci possiamo permettere niente. Balza. Okay, come back when you need something, I guess. Siamo poveri. Focus up, boy. Oh. E dai. Ah, ancora non mi è tornato. Che cazzo? Ah no, perché non ce l'avevo, perché non l'avevo. Olè. È andati tutti così. Ripperotti. Lasciamo qua che potrebbe servire. No, volevo che prendessi questi. Giusto per vedere. Ok, un po' di argento, vabbè, 10. Niente di che, ma meglio che niente.
e si va alla vetta. Father, do you think I could carry her now? No. Nah. But I said no. Okay. Rischi di fare casini, Trace. Magari all'ultimo passo te lo faccio fare a te. Proprio l'ultimissimo passo te lo faccio fare a te. Però per ora fatti i cazzi tuoi, che è meglio. Che già Kratos c'ha i coglioni girati. Metti che perdi pure le ceneri di sua moglie defunta. Insomma, non te lo raccomando. So who do you think carved the face in the mountain? You would know better than I. Thanks. Now watch your step. Carelessness will only delay us. Right. Certo. Well, there's the black breath again. What do we do now? We see if the witch was right. In teoria adesso dovremmo avere il modo per passare. Esatto. She was right. Come, let us finish this. Che inquadratura. È così audace che funziona benissimo. Oddio, forse non è proprio audacissima. Però, comunque particolare come inquadratura. E in effetti per andare dritto non è che ti serva così tanto consapevolezza di dove stai guardando. Climb. Ok. Scala la montagna, va bene. Ma direi che questo ce lo teniamo con calma per domani. Ok. Per oggi abbiamo dato. Con un paio di situazioni un po' fastidiose. Ciao Fionettino, ciao Matt, buonasera. Arrivi giusto per la conclusione. Stavamo dicendo. Sì, mi spiace Matt, io sono un po' stanchino e comunque abbiamo trovato. Aia, non mi mozzicare. Abbiamo trovato un buon momento per concludere. E mi sembra che sia arrivato anche il momento della serata. Sono le 11 passate, voglio andare a fare una bella dormitina. E quindi niente, tu come stai Matt? Tutto bene? Ti calmi? Ok. Sembra che ci siamo calmati. E niente, stavo dicendo, c'è stata una situazione un po' frizzantella verso la metà dello streaming, un po' di scazzo per quel combattimento, un po' così. Una roba. Ma ribadisco, per quanto sia bello il gioco nella sua completezza e nella sua interezza, diciamo che il lato gameplay non viaggia di pari passo con la qualità del resto del gioco, perché a livello artistico, specialmente per essere il 2018, era una bomba. A livello di storia, di personaggi è molto interessante, lo vedremo più avanti. A livello di musica è fatto bene, però il gameplay proprio non lo so. Sì, tutto bene, sempre sotto esame ma manca pochissimo. Tutto bene, è andata bene a Firenze? Sì, dai, tutto bene, in linea di massima. C'è stata un po' di burrasca e ha piovuto sabato tutto il giorno, è stata una tragedia, ma diciamo che, insomma, poteva andare meglio, mettiamola così, poteva andare meglio. Però almeno ho raccattato qualche giochino nuovo, ho completato la mia collezione di Call of Duty Modern Warfare, quasi completato perché mi manca una Collector's Edition. E ho preso un paio di giochini così. E ho anche comprato la Collectors di God of War Ragnarok nel posto più improbabile di tutti.
Perché tipo siamo andati in questo negozio che avevamo trovato su Google Maps cercando, vabbè, videogiochi. E la questione è che sto qua aveva tipo, boh, 6 giochi per PS2 e 3-4 titoli per Nintendo DS, ma tutta robaccia, stiamo parlando di giochi che non pagherei manco 2 euro. Manco 2 euro, ma manco li vorrei nella collezione. E poi in vetrina all'ingresso aveva esposto God of War Ragnarok, la Collector's Edition introvabile ovunque. Sono rimasto sconvolto. L'ho pagata 250 euro compresa spedizione di 20 euro, quindi bene o male il prezzo di vendita. E così, dal nulla, pazzesco. Vabbè, meglio così. Tanto poi se il gioco non mi piace la rivendo. Arrivederci e grazie. Comunque, signore e signori, io direi che vi saluto. Ci vediamo domani sera sempre con God of War. Procediamo con l'avventura di Kratos e Atreus. E poi anche mercoledì sera ci rivedremo sempre con God of War, mentre giovedì saremo su Altea per il solito Just Chatting. E poi vabbè, la settimana proseguirà, vi farò sapere di volta in volta cosa succede. Un bacione a tutti, grazie mille per essere passati come al solito. Io vi saluto, vi auguro la buonanotte e ci vediamo domani alle 21 come al solito. Ciao belli!